Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Il Premier Conte ha detto una sciocchezza che io abbia mentito a PM su Alzano e Nembro, voterò sì al referendum sul taglio dei parlamentari e del ponte sullo stretto, dice Pensare a struttura sottomarina. Intervistato dal direttore di affariitaliani.it a Ceglie e Messapica, in provincia di Brindisi, il Presidente del Consiglio risponde a tutte le polemiche dei giorni scorsi. I verbali degli scienziati, dice, mai segretati, pubblicheremo tutto. Sul vaccino l'auspicio è che sia pronto entro l'anno e respinge l'idea che possa essere obbligatorio. Alla richiesta dei renziani di istituire una commissione d'inchiesta sul Covid, replica così, di solito si fanno quando termina l'emergenza. Lo stipendio da 12.000 euro non basta. 5 deputati hanno preso il bonus 600 euro. 3 leghisti, un Movimento 5 Stelle, un renziano. Fico dice li restituiscano. Di Maio dice escano allo scoperto e si dimettano. Ad accorgersene è stato l'ufficio dell'INPS che si occupa di individuare frodi. Coinvolti anche 2.000 amministratori locali, compreso governatori regionali e sindaci. Quei provvedimenti li abbiamo scritti per aiutare chi davvero stava soffrendo, commenta la vice ministra Castelli. Capo politico 5 Stelle Vito Crimi dice odioso e insopportabile, se sono Movimento 5 Stelle portino dimissioni. Lezzi dice se è uno e Movimento 5 Stelle va subito espulsi. Zingaretti e Del Rio del PD dicono che è vergognoso e Mulei di Forza Italia dice non c'è privacy da tutelare nell'attività di un parlamentare. Salvini dice sospensione immediata e attacca, l'ha permesso il decreto del governo e INPS ha dato i soldi, in qualunque paese tutti si dimetterebbero. Coronavirus, i dati dicono che sono stati registrati 463 nuovi casi ieri, nelle ultime appunto 24 ore, crollano i tamponi, sono 37.000, due giorni fa erano quasi il doppio. Tornano a salire i nuovi contagi dopo i 347 dell'altro ieri, 71 solo in Lombardia, 4 le regioni a zero casi, che sono Calabria, Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. Le persone in terapia intensiva sono 45 in tutto il paese. Un numero così basso di morti non si vedeva dal febbraio scorso. Elezioni in Bielorussia, exit poll assegnano la vittoria a Lukashenko con l'80%. Tensione nel paese, il rischio brogli. Presidente uscente alla guida del paese dal 1994, conquista il sesto mandato. Sconfitta la casalinga 37enne Svetlana Tsanovskaya, considerata la sua unica rivale. Chiusa la piazza dell'indipendenza di Minsk, dove si trovano gli edifici del governo e della commissione elettorale. Il centro per i diritti umani Vesna dice fermate 60 persone. Anticorpi monoclonali, un proiettile di precisione contro il coronavirus. Gli scienziati dicono strada complementare al vaccino. Se in Europa l'Italia è il paese più avanti nella sperimentazione sugli anticorpi monoclonali, negli Stati Uniti sono due gruppi, i gruppi principali che stanno conducendo studi clinici in tal senso. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus in Campania, la mappa dei microfocolai, insomma, dove e come si diffonde il contagio. In uno scenario nazionale in cui a fronte di pochi tamponi fatti ieri sono stati trovati molti più casi del giorno prima, 463 contro 347, in cui quasi raddoppiano i positivi al Covid-19 ogni 1.000 tamponi. La Campania, con l'incremento di 22 casi su 1.675 tamponi, si inserisce in scia al Lazio con più 38 e alla Sicilia più 29. Sono invece 6 guariti, stabili, malati in terapia intensiva. Napoli, ragazze travolte dall'auto, il giovane alla guida dice non li ho visto, sono sconvolto e distrutto. Non le ho viste, pronuncia queste parole ancora incredulo e scioccato. Il 21enne napoletano che ha investito Maya, la 15enne che ha perso la vita, e una sua amichetta ricoverata in ospedale per una frattura al femore. Dopo l'incidente, per il giovane non ci sono altri pensieri al di fuori della ricerca continua di un dettaglio che possa fargli capire cosa sia accaduto. Notizia dalla Puglia.
Bari, lavori quasi terminati in piazza di Svita di Barletta alla Libertà. Sarà inaugurata entro fine agosto la nuova piazza di Svita di Barletta nel quartiere Libertà di Bari. A darne annuncio il sindaco Antonio De Caro sulla sua pagina Facebook. I lavori infatti sono praticamente conclusi nonostante qualche ritardo. Il cantiere era cominciato ad aprile 2019 e sarebbe dovuto durare solo 7 mesi. È stato un cantiere complicato, ammette De Caro. Si sono bloccati i lavori a causa del lockdown, c'è stato qualche intoppo con i sottoservizi e i tempi si sono allungati più del previsto. Per questo è giusto chiedere scusa ai residenti, con la promessa che presto organizzeremo una grande festa di inaugurazione per tagliare il nastro tutti insieme. Monopoli, 6 turisti del Lussemburgo risultati positivi al Covid. Sono risultati positivi al Covid-19 6 turisti del Lussemburgo giunti a Monopoli per le vacanze d'estate. La notizia è riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, che specifica come il gruppo abbia effettuato un tampone nel proprio paese di residenza. Notizie da Treviso e dal Veneto. Treviso, le grandi fabbriche assumono in agosto, lavoro non stop per recuperare il lockdown. La De Longhi ha deciso di integrare nell'organico entro settembre 213 contratti a tempo potranno essere stabilizzati. Crisanti dice via i negativi dalla Serena, assurdo non averlo fatto 10 giorni fa. Il virologo dice unica strada per arginare il contagio, ma bisognava partire prima. Poi l'ex caserma va svuotata e sanificata. Grotte del Caglieron, un capolavoro scolpito da uomo e natura, viaggia il Veneto così. A Fregone, provincia di Treviso, caverne e sentieri, rivoli d'acqua e cascate turchesi tra passerelle sospese, segni di storia nella pietra. Ingressi a gruppi orari ridotti, a settimana corta, scuola nel caos nella Marca. L'emergenza Covid pesa come un macigno sul nuovo anno. I presidi dicono non sanno cosa inventarsi contro gli assembramenti. Mercurio nell'acqua dei pozzi, l'emergenza è finita a Treviso. L'annuncio della Giunta Conte dopo anni di campagna di indagine condotta dall'ARPAV su decine e decine di pozzi tra Treviso, Preganziol, Mogliano e Casiera. Notizie dal Friuli Venezia Giulia, e prima di leggere le notizie diamo la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. L'europarlamentare del Friuli, Elena Lizzi, ha chiesto informazioni alla Commissione europea in merito al raddoppio della centrale nucleare a Krško in Slovenia. Ha sottolineato che anche se la sicurezza nucleare spetta ad ogni singolo Stato, alla Commissione europea spetta l'obbligo di vigilanza. La Lizzi ha ricordato in una nota che i 40 miliardi di euro messi a disposizione dal Fondo di Transizione europea hanno l'obiettivo di incentivare le decarbonizzazioni degli Stati membri, senza però finanziare il nucleare o il gas naturale. Visto che la città di Krško si trova a circa 100 km da Trieste e la zona in cui sorge la centrale nucleare è altamente sismica, l'europarlamentare Elena Lizzi invita il governo italiano a tutelare i residenti del Friuli Venezia Giulia e a comunicare quali iniziative intende avviare affinché il progetto del raddoppio dei reattori nucleari a Krško venga bloccato. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, e riprendiamo la lettura delle notizie dal Friuli Venezia Giulia. Meno business e più qualità, ritorno al passato per Friuli Doc, numeri contingentati, coinvolgimento delle attività cittadine, spostamento delle risorse dalla promozione alla sicurezza, le strategie della Giunta Fontanini in vista dell'evento di settembre. I risultati incoraggianti raccolti dalle prime manifestazioni stanno facendo da sprone per altri appuntamenti. A Udine l'assessore alle attività produttive Maurizio Franz conferma l'approvazione della delibera di giunta che prevede per quest'anno un'integrazione del progetto Udine sotto le stelle con Friuli Doc dal 10 al 13 settembre, nel senso che sarà lasciato molto più spazio agli operatori della città e quindi a bar, ristoranti e attività artigianali che lavorano a Udine. Restate a Gorizia, successo per gli eventi in città. Il sindaco Ziberna ricorda l'importanza del distanziamento e delle mascherine, ma non rinunciamo a vivere, ha detto.
questi giorni c'è stata una nuova impennata di contagi in Friuli, Venezia e Giulia, ma la gran parte è importata, ricorda così il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberno, ovvero si tratta di persone che hanno contratto il virus dall'estero dove si trovavano in vacanza o per lavoro. Questo va detto a chiare lettere per evitare di ingenerare equivoci e nuove paure per una presunta ondata di ritorno. Al momento non c'è e i nuovi casi hanno tutti una motivazione. Penso che nessuno sappia cosa accadrà in autunno, ma come ho sempre detto, dobbiamo imparare a conviverci. Non possiamo di nuovo chiuderci in casa. Quindi distanziamento e mascherine, ma non rinunciamo a vivere. Allevamento resta senza acqua, intervengono i pompieri, rifornimento idrico con 3 autobotti, una arrivata da Belluno a Prata di Pordenone. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti su segnalazione di un allevatore di Prata di Pordenone per il rifornimento idrico della sua azienda agricola rimasta da ieri senza approvvigionamento d'acqua a causa del basso livello della falda acquifera. 9 migranti in fuga da Castellerio hanno eluso la sorveglianza lasciando la struttura in quarantena durante la notte. Fuga nella notte dal seminario di Castellerio, struttura che da venerdì è stata dichiarata zona rossa fino al 22 agosto con ordinanza del sindaco di Pagnacco, Luca Mazzaro. Dopo che tra i 137 ospiti è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus, a eludere la sorveglianza, forse agevolati da un temporaneo blackout, sono stati 9 cittadini bengalesi che ora sono ricercati. Soccorso durante la discesa dal Coglians, intervento per aiutare un escursionista che è spossato non era più in grado di proseguire. Un 49enne di Gemone è stato soccorso intorno alle 14 di ieri al rientro dal Monte Coglians. L'uomo si trovava insieme a un compagno di escursione quando ha iniziato a dare segni di stanchezza e cedimento. L'amico, dopo avergli offerto da bere, si è recato di corsa al rifugio Marinelli a cercare aiuto e qui ha trovato 2 tecnici del soccorso alpino e speleologico che a loro volta erano rientrati da un'escursione al Coglians che lui aveva incontrato sullo stesso percorso poco prima. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione. Thank you.